Noi su questo siamo molto radicali e riteniamo che chiunque sia al soldo, sia direttamente che indirettamente, prenda soldi piuttosto che favori da potenze straniere, peraltro con lo scopo di incidere sulla democrazia dell'Unione Europea, non possa far parte di quest'Aula. Quindi giustamente ci aspettiamo che ci siano le giuste indagini, un'inchiesta, e che se qualcuno ha sbagliato, che sia un europarlamentare piuttosto che un funzionario, un commissario, un assistente, chiaramente deve essere sanzionato e non può più far parte di quest'Aula. Quindi la nostra posizione su questo è assolutamente ferma. Peraltro non soltanto nei confronti della Russia, ma di tutte le potenze straniere che in qualche modo cercano di influenzare il processo democratico dell'Unione Europea.